sopra qua sdraiata, sperando e pregando che l'acqua non salisse qua di dove arrivare. Se saliva ancora un po', non so dove avrei fatto. Dalle finestre non potevo uscire perché sono con le infariate. Allora, questo è il letto dove stavo dormendo, che è stato girato e trasportato via. Poi ho divelto la porta tra le due camere, pianoforte, cassettone, di là armadio, cassettone e porta completamente sfondata. È un disastro, cioè non c'è più niente.